Questa è una storia che odora di benzina, di sudore e di polvere. È un insieme di avventura e velocità, di passione e di rischio. È la storia della Coppa Acerra. La Coppa Acerbo è stata una gara automobilistica ormai leggendaria che si svolse a Pescara, in Abruzzo, quasi sempre il giorno di Ferragosto, dal 1924 al 1961, per 27 edizioni. Giacomo Acerbo, un personaggio politico abruzzese molto influente durante il fascismo, ebbe l'idea di dare vita ad una corsa automobilistica di velocità su circuito che fu dedicata al fratello Tito, caduto in combattimento durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo la guerra, la manifestazione prese alternativamente il nome di Circuito di Pescara e Gran Premio Pescara. Il circuito, in buona parte cittadino, era lungo 25 km e veniva percorso per 10 o 20 giri. Iniziava nella parte nord di Pescara in direzione sud, per poi girare all'interno verso le campagne circostanti, attraversando i comuni di Spoltore e Cappelle. Le automobili, poi, prendevano la direzione del mare e ad altissima velocità percorrevano un lungo rettilineo chiamato chilometro lanciato, fino ad arrivare a Monte Silvano. Poi il tracciato piegava verso sud, per imboccare un secondo rettilineo, dove veniva completato il giro. Il tracciato presentava grandi difficoltà, sia per le ridotte condizioni di sicurezza, sia perché sul percorso si accalcavano grandi folle di spettatori. La corsa si svolgeva sotto un ardente sole d'agosto, con le macchine che, sfrecciando velocissime, alzavano dense nuvole di polvere e i piloti, durante i sorpassi, erano spesso colpiti da scariche di sassi sparati dagli pneumatici delle altre vetture. Parteciparono alla gara i più grandi campioni e le migliori case automobilistiche. Questo circuito è ancora oggi il tracciato più lungo dove si sia mai disputata una gara di Formula 1. Rievocare la storia del circuito di Pescara significa rivivere tutte le fasi dell'automobilismo sportivo mondiale. Partecipare e magari vincere significava per un pilota essere consacrato a livello mondiale ai vertici della specialità. Si cominciò nel 1924. L'Alfa Romeo aveva appena creato la famosa P2, che fu affidata a Giuseppe Campari, allora numero uno dei piloti in attività. Vinse a sorpresa il giovane Enzo Ferrari su Alfa Romeo RL Targa Florio, che seppe ben approfittare di alcune defiance dei suoi compagni di squadra. Nella seconda edizione, nel 1925, i favoriti Brilli Peri su Talbot e Materassi su Itala furono costretti al ritiro e l'Alfa Romeo dell'abruzzese Ginaldi giunse prima al traguardo. La Coppa Acerbo, intanto, stava diventando una fra le corse automobilistiche più importanti d'Europa. Nel 1926 giunse primo un altro abruzzese, Luigi Spinozzi, che per la prima volta condusse alla vittoria una macchina straniera, la francese Bugatti. Tazio Nuvolari e Achille Varzi diedero vita ad indimenticabili duelli, accompagnati però da un codice di comportamento fatto di rispetto e sportività.
Nella storia dell'automobilismo sportivo, l'immagine dei due che si guardano affiancati affrontando la curva S di Cappelle ricorda un'altra famosa impresa di Fausto Coppi, che in una tappa di un Giro d'Italia passa la borraccia dell'acqua all'amico e avversario Gino Bartali. Tazio Nuvolari entrò subito nella leggenda dell'automobilismo. Egli fu, tra l'altro, l'inventore della sbandata controllata. Affrontava le curve con un secco colpo di sterzo, facendo slittare le ruote posteriori verso l'esterno. Poi controsterzava, schiacciando a fondo l'acceleratore. Così usciva di curva con la macchina già rivolta verso il rettilineo, in piena accelerazione e a velocità maggiore di chiunque altro. Nel 1927, per volontà del grande poeta e scrittore pescarese Gabriele D'Annunzio, i due comuni di Pescara e Castellammare Adriatico si fusero per formare un'unica città e la nuova provincia di Pescara. Dopo la sospensione del 29 per la costruzione della ferrovia Pescara-Penne, il tracciato fu completamente asfaltato. Una serie di incidenti avvenuti sull'autodromo di Monza indussero gli organizzatori della Coppa Acerbo a prevedere nel 1934 l'interruzione del rettilineo d'arrivo con una variante stradale. Infatti, nello stesso anno, i piloti Caracciola e Denne avevano percorso il chilometro lanciato alla media per i tempi straordinaria di 290 km orari. Per contrastare il dominio italiano, la Germania elargì consistenti aiuti economici alla Mercedes e all'Auto Union, perché la vittoria delle tedesche sarebbe stata un potente contributo alla propaganda politica di Adolf Hitler. In due gare precedenti all'edizione 1934 della Coppa Acerbo, aveva vinto al Gran Premio dell'Avus il giovanissimo pilota algerino Guy Moll su Alfa Romeo e al Gran Premio di Germania si era imposto Hans Stuck su Auto Union. Vi era necessità di una gara che decretasse il predominio dell'una o dell'altra compagine. Questa gara poteva essere solo la Coppa Acerbo. La decima edizione della Coppa Acerbo del 1934 fu davvero appassionante. Per quasi tutta la gara si alternarono in prima posizione Fagioli, Varzi e Moll. Rimanevano soltanto tre giri quando sul rettilineo del chilometro lanciato la macchina di Guy Moll a più di 260 km all'ora si imbarcò schiantandosi contro una casa. Il pilota perse la vita sul colpo. La corsa si concluse con la vittoria di Fagioli su Mercedes. Nuvolari si aggiudicò il secondo posto con la Maserati. Le Mercedes meritarono la vittoria perché più veloci ed affidabili. Nel 1934 e nel 1935, come introduzione alla Coppa Acerbo, Pescara organizzò la Targa Abruzzo sulla distanza della 24 ore per vetture sport e turismo. Fu la prima 24 ore in Italia e la seconda in Europa dopo Le Mans. La vittoria assoluta in entrambi gli anni andò all'Alfa Romeo, che chiamò il modello vincitore Tipo Pescara. Nel 1935 parteciparono alla Coppa Acerbo solo Auto Union e Alfa Romeo. Conquistò il primo posto Achille Varzi su Auto Union. Nelle edizioni del 36 e del 37 vinsero ancora le Auto Union. Nel 38 fu la volta della Mercedes, pilotata da Rudolf Caracciola. Il predominio tedesco durò 5 anni consecutivi. Solo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, l'Alfa Romeo ristabilì una certa parità rispetto alle vetture tedesche con le famose Alfetta da 1,5 litri sovralimentate.
L'ultimo appuntamento della Coppa Acerbo fu quello del 13 agosto 1939, con l'esclusiva partecipazione di piloti nazionali. Poi la Seconda Guerra Mondiale infiammò l'Europa. Sul circuito di Pescara si riprese a correre a Ferragosto del 47. Le vetture partecipanti formavano un parco macchine piuttosto ibrido. Vinse Vincenzo Auricchio su Fiat Stanguellini. Il 1948 segnò il ritorno del primato italiano nella costruzione di auto da corsa con Alberto Ascari, futuro campione del mondo, che vinse la sua prima corsa completa con la nuova Maserati. Anche l'edizione del 49 si svolse in tono minore. Vinse l'Alfa Romeo Freccia d'Oro del torinese Franco Rollo. Con il Gran Premio Pescara del 1950 tornarono le monoposto Grand Prix, che iniziavano ad essere chiamate Formula 1. Vinse su Alfa Romeo 158 l'argentino e oriundo abruzzese Juan Manuel Fangio, che percorse il chilometro lanciato a 310 km all'ora, velocità assoluta più alta mai rilevata. Ancora Formula 1 per la 20ª edizione del 51. Vinse un altro argentino, Froilán González, su Ferrari. Invece, nel 54, vinse Luigi Musso su Maserati, ma la gara risultò poco avvincente per l'assenza della Ferrari. Difficoltà economiche impedirono l'edizione del 1955, per cui si riprese nel 56, dove si ebbe un finale di gara al cardiopalmo. La gara si decise nelle ultime centinaia di metri dall'arrivo tra una Maserati e una Cordini, che vinse di un soffio. Nel 1957 la Svezia rinunziò alla sua prova di campionato mondiale conduttori e per la prima volta il circuito di Pescara ospitò un gran premio di Formula 1 mondiale FIA. Vinse Stirling Moss alla media record imbattuta di 153 km all'ora. Questa edizione è passata alla storia grazie alla figura di Manuel Fangio, che si aggiudicò il quinto titolo mondiale. Per difficoltà economiche, il circuito di Pescara restò inattivo nei due anni seguenti. Si tornò a gareggiare a Ferragosto del 1960 con le monoposto della Formula Junior Internazionale. Dennis Hulme, su Cooper, si aggiudicò la gara. L'industria automobilistica inglese iniziava a ripetere le stagioni straordinarie vissute dai marchi tedeschi negli anni 30. La 27ª ed ultima edizione di questa prestigiosa gara automobilistica si svolse il 18 agosto 1961. Corsero vetture sport prototipo e Gran Turismo Internazionale. Vinse la coppia Lorenzo Bandini e Giorgio Scarlatti su Ferrari. Si spensero quell'anno le luci di quella che era stata la ribalta internazionale fra le più prestigiose nella storia dell'automobilismo sportivo mondiale. Si concludeva così la grande epopea della scoperta della velocità, esaltata dal futurismo, il movimento artistico che ebbe come cifra stilistica il culto della velocità, intesa come parametro estetico della modernità, che si traduceva nei quadri futuristi in linee di forza rette e scie prodotte da oggetti in movimento. Proprio come accadeva di vedere agli oltre 200.000 spettatori che ogni anno a Ferragosto si accalcavano ai bordi delle strade che componevano il circuito della Coppa Acerbo per ammirare i bolidi rossi, argentei, verdi, che si rincorrevano a velocità straordinarie, riversando per quel giorno i sogni, le speranze, le passioni nelle lucide e metalliche realtà delle macchine da corsa.